del 25 aprile è il secondo ponte in termini temporali del mese. Le danze e la pacchia finiranno nel prossimo fine settimana con il ponte del 1 maggio. Ghiotta opportunità per chi potendo può uscire dalle mura cittadine e passare qualche giorno di vacanza anche senza fare moltissimi chilometri. E più l'idea del cambio di ambiente, dello spostamento, dell'andare in altri luoghi che fa muovere le persone. Già questo basta per una piccola pausa. Da dove venite? Nettuno. Nettuno? Come mai siete venuti qui a Fano? Beh, siamo capitati per caso. Ah, per caso? Siamo in un agriturismo vicino, qui vicino. Ecco. Bene, come vi sembra? Molto carina, molto elegante, pulita. Carino. Molto bella, ci ha fatto un'ottima impressione. Da Gubbio fino a Fano. Sono i matti. Ecco. Come mai avete scelto questa giornata per passare a Fano? Facciamo una mangiata di pesce tra amici. E questa è la tradizione del 25 aprile? Non proprio, perché si mangia tutti i giorni, ma comunque. Ma se non siete stati assaliti dalla voglia di evasione, ma solo da una necessità di relax, sono tanti modi per passare alcune ore in una giornata di festa come quella di oggi, iniziando dal pranzo con amici. Adesso partiamo, andiamo a Piobbico. Pranzo, partiamo, ho fatto colazione, aperitivo, ci sono tutti i miei amici. E quindi starò benissimo in compagnia. Oppure miti temperature come quelle odierne possono rappresentare per una giovane famiglia un pretesto per una gradevole passeggiata in centro. Mi godo questo 25 aprile in città, tante iniziative, una commemorazione che io sento molto e che ho piacere di vivere dove abito. Le possibilità sono infinite, quindi dal picnic nei parchi cittadini alle biciclettate in gruppo. Con la bici efficiente però, è sottinteso. Un bel giro in bicicletta allora. Eh sì, facciamo un giro fino verso Pesaro, tradiamo la città. E via, insomma, almeno il sole c'è, il tempo mi aiuta. Esatto, esatto. Bene, buon lavoro. Anche a voi, ciao ragazzi.